Stop! Volete vedere il video completo? Anzi, volete vedere i video completi degli allenamenti? Bene, l'unica cosa che vi chiedo è lasciare un bel like qua sotto e anche iscrivervi al canale. E se il video raggiunge almeno 500 like, vi porterò tutti gli allenamenti che faccio. È una promessa. Ma comunque, in ogni caso, rimango fedele a quanto scritto come titolo del video. Oggi vi mostrerò realmente il mio allenamento. Però ve lo mostrerò su un file Word dove vi spiegherò come l'ho impostato, come ho impostato le progressioni, spiegandovi nel dettaglio il perché e come. Non voglio dilungarmi troppo, buona visione. Allora ragazzi, come vi ho promesso, qui davanti avete la mia scheda. Prometto un paio di cose. La prima è che non dovete assolutamente prendere spunto da quanto vedrete, perché questa è su di me, basata su di me e su quello che voglio fare. Quindi non seguitela anche voi questa scheda, non copiatela perché non servirà assolutamente a niente. E in più volevo anche dirvi che io solitamente non strutturo questo tipo di programmazioni per i miei clienti così confusionali. Questa, diciamo, serve a me per capire cosa fare. Ma perché la devo leggere solo io? Io solitamente alle persone seguo, strutturo tutto in maniera molto più chiara e molto più comprensiva. Ok? Quindi questo è strutturata così perché la devo capire io e basta. Le schede che faccio ai miei clienti sono molto più precise e soprattutto carine a livello estetico, perché io purtroppo, o forse per fortuna, sono un maniaco della precisione in certe cose. Allora, scheda A, B, C, D, E, quindi 5 allenamenti, push pull leg, upper lower back, poi comunque lo vedrete bene nel dettaglio. Oggi voglio prendere in considerazione durante la spiegazione soprattutto la scheda A e B, perché ho iniziato non questa settimana ma quella prima ancora. Oggi è martedì che sto registrando questo video. Ho fatto tutta la prima settimana di programmazione e ho cominciato la seconda settimana solo per 2 giorni. Quindi prendo in considerazione quello in modo che riesco a spiegarvi ancora meglio le cose. Riscaldamento, qui ho segnato iperextension, io faccio circa 2 serie da 15 per riscaldare bene la parte lombare. E poi va bene, faccio delle extra rotazioni e intra rotazioni, e un pochino di rotazione col bastone e poi delle serie di avvicinamento. Partiamo invece con l'allenamento in sé per sé. Allora, panca piana con il bilanciere 4x4 con 112 e mezzo. L'ho fatte molto molto easy, ho tanto margine. E abbiamo un tonnellaggio di 1800. Cosa sarebbe il tonnellaggio? Il tonnellaggio sarebbe serie per ripetizioni per chili sollevati. E nel bodybuilding viene soprattutto considerato il volume e non tanto il tonnellaggio, ma io sono un po' contrario rispetto a questo. Perché quando appunto dobbiamo creare delle progressioni è importante capire anche il tonnellaggio e non solo il volume. Ok? Sono molto collegate le cose, ma quando lavoriamo in buffer e poi dal buffer vogliamo appunto aumentare l'intensità percepita e vogliamo abbassare il buffer, è importante comunque tenere in considerazione il tonnellaggio e non solo serie per ripetizioni. Comunque in questo caso abbiamo 112 e mezzo, 1800 di tonnellaggio, quindi 1800 kg sollevati. Nella settimana 2, come vedete, ho fatto di nuovo un 4x4, di nuovo un 112 e ho avuto un buon margine anche qui senza problemi, e dopo ho fatto una serie da 3 ripetizioni, anche qui fatte molto easy, con 115, e qui il tonnellaggio è aumentato, appunto, come vedete, 2145. Nella settimana 3 andrò a fare un 4x3 perché appunto me li sento, con 115, e poi un 2x4 con 112 e mezzo, il tonnellaggio è leggermente aumentato, e dopo andrò a fare invece un 4x3 che secondo me farò molto easy, e poi abbastanza tosta 2x5 con 112 e mezzo, che secondo me li riesco a fare per bene, e avrò un tonnellaggio ancora superiore, non così schizzato ma comunque abbastanza superiore. Secondo me devo ricalcolare il tonnellaggio della week 4, che è sbagliato. Comunque ragazzi, la cosa importante è che abbiate capito come aumentare appunto il volume e il tonnellaggio per creare appunto un aumento di performance e soprattutto riuscire ad avere una progressione in allenamento. Successivamente faccio le spinte con manubri con la panca a 45 gradi, un 4x6, poi diventa un 5x6, poi un 5x6, ancora 5x6 e poi una serie da 10 con 30. In questo caso, come vedete, è tutto un aumento di volume. Un pectoral fly fatto con 3x15, 47 kg, 4x15, l'ho fatto ieri. Poi farò un altro 4x15 e voglio aumentare i carichi perché ho visto che ho margine con 47 kg. Pectoral fly è con la macchina della Life Fitness, l'avete vista nei miei vecchi video. E dopo un 5x15 con il carico che poi sono riuscito a raggiungere nella settimana 3. Military press in piedi 4x6 fatto molto easy con 60 kg, fatti
Ieri ho fatto un 4x5 con 62,5, fatti bene, e un 1x4 con 60 kg perché avevo recuperato troppo poco, volevo fare un 1x5-6 con 60 kg, ma comunque va bene uguale. E ho avuto un tonnellaggio infatti di 1490. Poi ragazzi, allora, settimana dopo settimana io faccio gli allenamenti e poi cambio le cose che ho scritto già. Diciamo, quelle che ho messo adesso che vedete nella week 3-4 sono delle previsioni. Però poi vedrò al momento che cosa riuscire a fare al meglio per avere un incremento di performance. Perché come vedete avevo intenzione di fare un 5x5 con 62,5. Però ho notato che alla quarta poi stavo perdendo troppo l'esecuzione. Quindi ho abbassato il carico a 60 per riuscire ad avere quel volume in più. Però poi non ho recuperato bene, ero distratto eccetera, perché la testa ragazzi, come sempre, come vi dico sempre, è tutto. Quindi ho fatto 4 reps, non me la sentivo di continuare perché avevo paura di farle male, quindi ho appoggiato il carico e ho segnato. Comunque un aumento di performance c'è stato perché appunto il tonnellaggio era maggiore. Dip, va bene, se vedete ho fatto 12, 12, 10, 10, 10. Purtroppo io sono consapevole che le dip posso farne molto di più, però ho ancora il gomito sinistro abbastanza infiammato e non voglio eccedere, quindi mi accontento di queste ripetizioni, anche perché prima le zavorravo e ne facevo molte di più. Alzate laterali 4x15, 4x15 e dopo diventano 5x15 e 5x15, quindi un aumento di volume. Le alzate laterali qui sono i cavi, non 20 kg per manubrio. Io ho una struttura gialla, poi magari ve la farò vedere in futuro, con due cavi che si agganciano allo stesso pacco pesi, i quali facendo le alzate laterali mi aiutano tantissimo a sentire il muscolo lavorare, perché le spalle, diciamo, non le sento spesso spesso con le alzate laterali, ma con questa tipologia di cavi riesco a farlo molto bene. Push down col triangolo, abbiamo, vedete, un aumento di volume, ma aumentando appunto anche qui le serie 4x10, 5x10, 5x10, penso che nell'ultima settimana farò un 6x10. Push up classici, un pochino di push up, perché sento lavorare tantissimo il petto a fine allenamento con i push up, invece con gli esercizi ad esempio con i macchinari no. Io penso che il corpo libero pian piano inizierò a metterlo sempre di più, perché trazioni, dip, push up eccetera, Australian pull up, li sento lavorare molto di più rispetto ai macchinari o a determinati macchinari, quindi inserirò sempre di più il corpo libero perché mi piace un sacco. Dopo deadlift sumo. Se vedete ragazzi, ho avuto un buffer enorme, perché un 4x6 con 100 kg, un 3x6 con 100 kg è molto easy, ma non mi ammazzate, ma lo stacco sumo io non l'ho mai preso in considerazione in maniera intelligente e soprattutto mai preso bene in considerazione da poter riuscire a caricare tanto. Però già dopo averlo fatto la prima settimana, la seconda un 4x6 con 120 easy easy easy, e mi sa che nella terza settimana provo un 140 e vedo se me ne viene un 4x6. Scusate, sono andato a chiudere la finestra, adesso morirò di caldo, ma c'è troppo casino fuori. Allora, poi l'addome, lo stretching. Ecco, il volume. Abbiamo per il petto 145 rep nella prima settimana, che poi diventano 169 nella seconda. Alle spalle rimangono circa 84 reps. Però, ragazzi, nelle spalle c'è un aumento di intensità di carico. Perché vedete che poi farò un 4x5 con 62,5 kg. Farà sì che nonostante il volume sia lo stesso, comunque ci sia un'intensità di carico maggiore. Tricipiti invece passiamo da 84 a 106. E poi ragazzi, io il deadlift sumo lo conto nel volume dei femorali. Da 18 si passa a 24 rep. E anche qui cambia tantissimo, perché l'intensità di carico aumenta notevolmente. Scheda B, abbiamo le trazioni, abbiamo il rematore che appunto tra la settimana 1 e 2 non è cambiato tantissimo, il volume e il tonnellaggio è rimasto identico, però cosa è cambiato? È cambiata l'esecuzione, perché il rematore da tanto tempo non lo riprendevo, e facendo un 4x6 con 100 kg, come ho messo per parentesi, patiti, nel senso le ho faticate tanto. Dopo invece oggi, proprio oggi, infatti come vedete nel video c'è, ho fatto un 4x6 con 100 kg molto molto più pulito. Pulley, come vedete ragazzi, ho fatto un 4x8 sempre con 87, però poi avevo bisogno di cercare di migliorare l'esecuzione perché l'avevo strattonato un po' troppo e non mi piaceva. Ho fatto una serie da 10 ripetizioni con un tutto molto lento e in questo caso ho aumentato appunto il volume. Let con il ponte attaccatoci le maniglie, poi vi spiegherò perché l'ho fatto, se lo volete sapere ragazzi mi raccomando chiedetemelo nei commenti. È rimasto identico tra la settimana 1 e 2, quello che è cambiato è come prima l'esecuzione. Per col bilanciere invece sono riuscito a fare un 4x5 con 15x15 più 2,5 rispetto alla prima settimana con solo 15x15 un 4x6. Il volume è diminuito ma aumentato il tonnellaggio, quindi anche qui ragazzi si ritorna allo stesso discorso.
eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, ragazzi, c'è sempre un aumento del volume, tranne che per la tirata al petto con la sbarra, dove ho fatto un 4x8 con 47 kg e dopo ho fatto un 4x8 con 47 kg ma mantenendo un tutto più alto, ok? Come vedete anche qui il back abbiamo aumentato il volume, quindi le ripetizioni da 231 a 251, i bicipiti ho aumentato, le spalle sono aumentate e così via, così via, così via, così via, scheda C, D, E, che poi ragazzi se volete nello specifico conoscere questi allenamenti dovete dirmelo, perché ragazzi sennò il video diventa troppo lungo, ve lo spiegherò settimana dopo settimana, magari portandovi un allenamento a settimana. E ragazzi, io ve l'ho già detto, a me fa molto piacere se siete interessati a questo, ma voglio da parte vostra un riscontro, quindi ragazzi lasciate un bel like. Comunque ragazzi, volume totale abbiamo per il pettorale 274 ripetizioni, per la schiena 364, eccetera eccetera eccetera. Come c'ho anche i glutei, leg, intendo i quadricipiti, perché divido quadricipiti e femorali. Nello squat, lo so che ho molto articolare, però conto il quadricipite. Perché? Perché voglio che il femorale sia lavorato molto di più, quindi faccio finta che il quadricipite, che nello squat sia coinvolto solo il quadricipite, cosa non vera, lo so che sono coinvolti i glutei, eccetera, ma voglio focalizzare il lavoro su femorali e glutei, quindi faccio finta che nello squat sia coinvolto solo il quadricipite, in modo da aumentare ancora di più il volume su femorale e glutei in modo da stimolarli di più. Stessa cosa per quanto riguarda le spalle e i tricipiti negli esercizi di spinta per il petto. Infatti le spalle e i tricipiti li voglio notevolmente migliorare e anche in questo caso li ho ottenuti, diciamo, da parte quando appunto vado a fare esercizi per il petto, anche se sono muscoli secondari, quindi bisognerebbe calcolare il volume a metà. Quindi ragazzi, anche quando vi dico è soggettivo, dipende, devo capire il soggetto, eccetera, dipende, vuol dire proprio questo, che tutto quello che facciamo in palestra deve essere relativo alla persona, non deve essere una cosa universale, perché sì, calcolare il volume si calcola così. Ma io nel mio caso, per riuscire anche a livello psicologico e soprattutto a livello di numeri ad aumentare il volume in certi distretti, io non li conto quando faccio i multiarticolari, in modo che ne devo inserire degli esercizi in più in modo da avere un volume maggiore e quindi crescano di più. Easy, semplice ragazzi, non bisogna farsi troppi complessi. E poi ragazzi, questi sono numeri, ok, ma il bodybuilding non è numeri, questo è fatto per avere un'idea chiara e per soprattutto dare a voi un'idea chiara di quello che faccio. Ma ragazzi, se un giorno mi sento di fare un esercizio in più perché magari mi sono distratto o ho fatto un esercizio o magari ho dato il massimo in un altro, quindi ho energia a sufficienza, cosa faccio? Quelle serie, quei volumi e quelle ripetizioni sono volume sporco a vuoto, quindi cosa faccio? Faccio subito dopo un altro esercizio per recuperarlo. Quindi ragazzi, il bodybuilding che cos'è? Numeri fino a un certo punto, ma soprattutto sensazione e fatica. Ragazzi, il video si conclude qui e adesso la condizione con un pochino di posing. Vedo se riesco a farlo in casa, se ho una luce discreta, se no lo registrerò stasera o domani in palestra. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video.